L'inverno scorso si è chiuso con questo risultato, 198 milioni di euro, che vuol dire la ricaduta del turismo bianco sull'indotto turistico della provincia di Cuneo. Ma cosa vuol dire 198 milioni di euro? Vuol dire le stazioni sciistiche, vuol dire i ristoranti, i bar, gli alberghi, le case per ferie, ma vuol dire le tabaccherie, vuol dire il venditore di materiale tecnico e il maestro di sci, vuol dire la pompa di benzina, l'outlet, il supermercato fino all'autostrada. È un numero importante che di pari passo va con la crescita costante del nostro turismo. Abbiamo visto più 58.000 presenze turistiche. Noi come regione abbiamo accompagnato con investimenti significativi circa 25 milioni sul, complessivamente, sia sulle piccole stazioni sia sui grandi centri sciistici come il Mondolè. Posso darvi una notizia fresca: questa mattina, approvando in giunta gli emendamenti che presenteremo all'assestamento di bilancio, abbiamo individuato altri 6 milioni che stanzieremo nel 2019 sempre sulle politiche della neve. Tanti eventi musicali anche, nuove piste, un gatto particolare perché è un ibrido, quindi vogliamo andare verso quello che sarà sempre di più rispetto nei confronti dell'ambiente, nuovi impianti di innevamento e nuove piste. Ingresso 2000, avremo la possibilità di sciare su due sciovie e la possibilità di sciare su 7 piste diverse con pendenze completamente diverse l'una dall'altra, dalla più facile per i principianti, dalle più complicate, più ripide per i più esperti. Apriremo gli impianti l'8 dicembre, stiamo lavorando, stiamo ultimando gli ultimi lavori. Quest'anno abbiamo riservato particolare attenzione al mondo del fuoripista. Infatti durante le settimane faremo delle aperture extra per quando ci saranno delle abbondanti nevicate. Siamo sempre un'ottima stazione per famiglie, siamo vicini a Cuneo e quindi la novità è che abbiamo un innevamento che ci permette di avere neve in qualsiasi situazione. Entra Acqua ha 35 km di piste per lo sci di fondo, un poligono per il biathlon, le piste sono per una parte dotate di innevamento artificiale, quindi siamo in grado di garantire l'apertura regolare dall'Immacolata per tutta la stagione, e ci sono piste per tutti i livelli di preparazione, da quelle molto semplici a quelle più agonistiche. La grande novità secondo me è un po' anche la partenza di questa stagione, che parte con il grande J-Ax, quindi un open season ancora più sopra le righe degli altri anni. Abbiamo fatto tante migliorie alla stazione, soprattutto partendo dall'innevamento che è ancora più forte degli altri anni. Abbiamo il Prato Nevoso Village con grandi novità, con alcuni gonfiabili nuovi per i bambini, lo snow park sempre migliorato, cambiato con nuovi salti divertenti per i giovani, e anche le piste sono state ritoccate e migliorate. Una pista unica per il nord-ovest, una pista di fondo con un anello unico di 40 km, siamo in attesa della neve. Abbiamo mantenuto ovviamente le tariffe invariate rispetto agli anni precedenti. Abbiamo una scuola di sci di 15 maestri, di cui molti specializzati anche l'insegnamento per i portatori di handicap. La nostra stazione offre 35 km di piste, dal principiante all'esperto e per chi ama il freeride. Abbiamo due campi scuola, ideale per le famiglie. Vi aspettiamo, l'8 si apriranno gli impianti. Abbiamo una seggiovia, una sciovia, due tapis roulant, prezzi molto convenienti. Non c'è coda, non si stressa nessuno. Ideale per le famiglie.